Buonasera e benvenuti a questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia. A Urciano di Pesaro si lavora senza sosta per ripristinare i servizi essenziali alla cittadinanza, come l'acqua nelle case, dopo il crollo della strada principale del paese. Nei prossimi due servizi vedremo quello che è accaduto e le immagini in esclusiva anche dall'alto della voragine che si è creata dopo la frana. Alle 6 più o meno ci sono passati, non lo pare. C'erano tanti problemi in diamanzoni, sala, scuola di pressione, però non ce ne frega niente. Facciamo lì l'intervento? Non ci intendiamo. Questa sera non si può tagliare, però il ghiaccio togliamo. E l'acqua è chiusa. L'asfalto che si apre all'improvviso è la voragine, larga una ventina di metri e profonda 10, che inghiottisce la strada principale di Urciano di Pesaro. È successo tutto nell'arco di 5 minuti, poco dopo le 8 di venerdì sera, e solo il caso ha voluto che non ci sia stato nessun ferito. Poco prima, infatti, era appena passato un pulmino pieno di ragazzini che tornavano dagli allenamenti di calcio. Poco dopo, invece, sarebbe passato un autobus per l'ultima corsa della linea che va a Barchi. Ma nell'istante in cui la terra ha iniziato a franare, stava transitando con la sua auto Martina, una giovane ragazza del paese, che così ha raccontato quegli istanti. Io ero in macchina, tornavo verso casa e mi sono trovata ad un certo punto in mezzo alla carreggiata, alla strada che percorrevo. Mi sono vista il palo della luce e la parte della strada dove ero diretta che scendeva piano piano. La paura più grande è stata fermare la macchina che veniva dall'altra direzione, perché comunque era caduta la carreggiata, non riuscivo a far nulla. Di qua comunque c'era un furgone dietro di me che comunque mi ha aiutato a fermare il traffico, mentre dall'altra parte per poco una macchina per poco è passata, a un certo punto si è fermata e gli ho detto di indietreggiare velocemente, perché comunque sia mangiava sempre più strada la frana. Ha indietreggiato tutto a un tratto e proprio in quell'istante è caduta l'altra parte della strada. Devo dire che non dà gusto, non l'augura nessuno, perché vedersi proprio crollare la strada avanti gli occhi è una bruttissima impressione. Pareva che ci fosse il terremoto. Questa signora era sulle scale di casa quando ha sentito tremare tutto sotto i suoi piedi. Un gran fracasso sentivo e la pianta che andava giù e una macchina che stava arrivando. E poi sono fuggita anch'io perché la paura era tanta, però prima è andata giù la parte destra e poi la parte sinistra e mi tremavano gli ultimi tre scalini di casa che facevo. Io rientravo in quel momento e mi tremavano gli scalini. A Urciano si conoscono tutti e la notizia ha fatto subito il giro del paese. Dopo il crollo si sono radunate decine di curiosi, mentre tutto intorno i vigili del fuoco, con l'aiuto dei carabinieri e della polizia municipale, transennavano l'area. Tra loro c'era anche il sindaco Stefano Bacchiocchi. Il cedimento ha fatto scivolare il terreno mosso fino a valle, perché chiaramente qui siamo in cima ad un pendio, quindi il terreno franato è scivolato giù fino a ridosso di un'abitazione, diciamo, a valle. E qui nel centro abitato al momento non ci sono, diciamo, pericoli, almeno a nostro avviso, imminenti per le abitazioni, se non in un caso dove abbiamo dovuto necessariamente far sgomberare i proprietari. Gli operai di Marche Multiservizi, tecnici dell'Enel e di altre ditte specializzate, hanno lavorato per gran parte della nottata ed hanno ripreso stamane alle prime luci dell'alba. Mentre in paese si fa sempre più convinta l'ipotesi che questo disastro non sia affatto colpa della natura, bensì della negligenza dell'uomo. Se avranno ragione, lo dirà soltanto il tempo. Una casa vicino dove è successo questo che è successo stasera, c'è un'infiltrazione d'acqua abbastanza rilevante. Le autorità competenti, in questo caso alla Multiservizi Marche e al comune, si rimpallano in continuazione. Morale. Voi avete già segnalato questo problema dell'acqua? Anche con lettera, certo. Non è adesso, sono 2 anni. 2 anni che c'è questo problema. E che ve ne sbattete i coglioni. Adesso che ormai quel che doveva accadere è accaduto, in quest'uomo si nota tutta l'esasperazione di chi per 2 anni ha gridato ai 4 venti la sua preoccupazione senza essere mai preso sul serio.
In questo punto dove vedete la strada di fango, il proprietario di quella casa sono 2 anni che denuncia la presenza costante, giorno e notte, 24 ore su 24, di acqua che scorre come un rigagnolo qua tutto il giorno, da 2 anni. Io mi trovo il piano terra sempre allagato, è già la quinta o sesta volta che mi trovo l'acqua dentro tutta la melma. E mi sono sempre dovuto arrangiare, non si è visto nessuno, addirittura ieri e oggi non si è visto nessuno per chiedere se ci sono danni, se c'è qualcuno che si è fatto male, nessuno, assenti totalmente, una vergogna. E questo è il disastro visto dall'alto con il drone di Fano TV. Se la causa del crollo è da attribuire alle infiltrazioni di acqua oppure no, questo lo stabiliranno i tecnici. Per ora la priorità resta la sicurezza dei cittadini che lì ci abitano o ci lavorano e il ripristino della strada. Per rimetterla a posto ci vorranno dei mesi. Trattandosi dell'arteria principale del paese, la viabilità nei prossimi mesi subirà inevitabilmente modifiche radicali. In centro potranno passare le automobili, mentre fuori dal centro cittadino i mezzi pesanti e gli autobus. Questa mattina l'interruzione della strada ha lasciato a piedi anche gli studenti diretti ad Urbino tra le proteste di qualche mamma arrabbiata. L'acqua corrente è tornata in molte abitazioni, ma non è escluso che qualche altro disservizio possa ripresentarsi nelle prossime ore. Orciano è un paese ferito, ma saprà riprendersi e molto dipenderà anche stavolta da chi governa questo territorio. Un territorio allo stremo dove manca tutto, manutenzione, sicurezza e prevenzione, ma che alla fine, prima o poi, presenta sempre il conto. E questa volta per gli abitanti di Orciano il conto è davvero salato. La vendita di droga era ormai un affare di famiglia, la polizia l'ha scoperto e ha tratto in arresto 2 fratelli, un uomo e una donna, che aveva il ruolo di contabile, di 32 e 40 anni, che nella loro abitazione a Centinarola di Fano avevano iniziato la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato di Fano ne hanno trovata in casa 25 grammi, nascosta nel bidone della spazzatura sotto il lavabo della cucina, oltre ai soliti strumenti per il confezionamento e un discreto numero di banconote per oltre 3.000 euro. Alla coppia di spacciatori, italiana, gli agenti sono arrivati dopo alcune segnalazioni dei residenti del quartiere insospettiti dal via vai di persone a qualsiasi ora del giorno. Scoperti in flagranza di reato, i 2 sono stati arrestati e portati al carcere di Pesaro, dove il giudice ha convalidato gli arresti. Domani inaugura a Pergola la 20ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, un appuntamento che si replicherà anche nelle domeniche dell'11 e 18 ottobre prossimi. E di tartuficoltura si è parlato recentemente in un convegno organizzato dalla CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori. Tuber magnatum pico, ma per gli appassionati semplicemente tartufo bianco pregiato. Quest'anno, a causa della siccità estiva, sarà un'annata un po' diversa rispetto alla passata, dove le grandi disponibilità di quantitativo avevano abbassato il prezzo e reso il prodotto più accessibile a tutti. La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, propone da diverso tempo una possibilità concreta per il mondo agricolo, quella della tartuficoltura, come una fonte di sviluppo e di economia per le aree montane. Se ne è parlato in un convegno a Pergola in occasione della 20ª Fiera Nazionale del Bianco Pregiato. Crediamo che questo comparto può dare reali e concrete possibilità di sviluppo ai territori dell'entroterra, ma soprattutto può dare la possibilità di un avvenire a chi si vuole insediare in agricoltura in queste aree. Per cui ogni anno, o in occasione di una festa nazionale del tartufo, di una fiera nazionale, o in altre occasioni, vogliamo tramite voi e tramite i giornali, ma anche tramite la partecipazione degli agricoltori, portare alla luce questa importante cultura che anche adesso, grazie al PSR, può avere degli sviluppi importanti nelle nostre aree. Le aree montane sono in maggior difficoltà nel portare avanti culture redditizie e che possano garantire all'agricoltore redditività e evitino lo spopolamento di quelle zone. Stiamo lavorando e cercando di mettiamo così, insegnare oppure formare.
quelle che possono essere le opportunità e le cose che servono alle aree interne, quindi cerchiamo di creare con loro che si sono appena insediati in regione, la nuova giunta, un PSR adatto per le aree interne, per fare in modo, come ripeto per la seconda volta, che queste aree non vengano spopolate, perché sono la ricchezza e sono il futuro. L'occasione, vista la concomitanza della fiera nazionale, è stata propizia anche per rilanciare concetti che possano creare, attorno ad un'eccellenza del territorio, un vero e proprio indotto strutturato. La Regione Marche e il Ministero hanno riconosciuto, perché ne ha gli elementi, questa fiera come fiera nazionale. Quest'anno abbiamo il patrocinio e il sostegno anche dell'Expo 2015, dedicato d'altronde al cibo e all'alimentazione, per cui a Pergola i tanti visitatori che noi invitiamo e accoglieremo con una parola d'ordine, rispetto per i tanti visitatori, rispetto per un principe della terra, il tartufo, che è un prodotto pregiato che non deve subire adulterazioni, ma che deve essere consumato così come la terra ce lo consegna. Ai campionati nazionali studenteschi quest'anno parteciperanno anche due squadre di pallavolo dell'Istituto Comprensivo Marco Polo di Lucrezia. Da lunedì 5 ottobre le due squadre, una maschile ed una femminile, rappresenteranno la Regione Marche alle fasi nazionali dei giochi sportivi studenteschi di pallavolo a Cesenatico. Ma non ci sarà spazio solo per lo sport. Gli atleti infatti allestiranno un mini expo con i prodotti locali dei territori di provenienza. Una giovane poiana ferita è stata tratta in salvo da due persone questa mattina in località Fonte Corniale, nel Pesarese. L'animale non riusciva a volare ed è stato salvato e consegnato al CRAS, che è il Centro Recupero Animali Selvatici della provincia. Trasferta per l'Alma Juventus Fano, domani a Scoppito vicino L'Aquila contro la Minternina. Telecronaca di Sergio Catalani, lunedì sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti.